Fino all'8 gennaio prossimo, al complesso museale Santa Maria della Scala di Siena, sarà possibile visitare la mostra Milomanara, le stanze del desiderio, un cammino multisensoriale ed onirico per immergersi nell'universo sensuale della carriera di Milo Manara, riconosciuto come uno dei grandi maestri dell'erotismo e dell'illustrazione tout court. È stato come ripercorrere 40 anni di vita poi alla fine, quindi intanto mi chiedo come abbia fatto gli organizzatori a trovare tutti questi disegni che non mi ricordavo neanche più di aver fatto, insomma c'erano proprio delle sorprese come prevedevo d'altra parte. E poi sì, dicono è passato tanto del tempo e uno impara anche l'umiltà insomma da questa mostra perché si accorge di essere vulnerabile al passaggio degli anni. No, comunque una mostra bellissima, io sapevo già che mi sarei commosso perché poi qui è stata fatta una mostra di Hugo Pratt, ma d'altra parte queste mura ne hanno viste di cose, come dice il poeta, che noi umani non possiamo neanche immaginare, insomma. E quindi dopo aver visto anche la mostra di Hugo Pratt, mi ha toccato vedere anche la mia, insomma, ma credo che resisteranno come hanno fatto finora. Lo spettatore è accolto in un susseguirsi di vere e proprie stanze in cui attraverso estratti audio e video, immagini digitali e ovviamente i suoi disegni e tavole originali può entrare in contatto con le tematiche più care a Manara, una mostra sostenuta dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Quella, diciamo, di Milo Manara, secondo noi, è una forma artistica di assoluto valore che ha questa caratteristica, come lui diceva molto bene, di essere molto legata, diciamo, al popolo, rappresenta, diciamo, una cultura popolare viva, attiva e quindi per questo ci è sembrato molto molto importante dare un contributo forte a questo tipo di iniziativa. Contributo forte in un momento difficile. Sì, ma la Fondazione sa leggere bene la situazione e ha pensato che questa cosa, oltre ad essere un fatto culturale, è anche un fatto economico. Noi abbiamo calcolato che eventi importanti di questa natura per ogni euro investito fanno ritornare sul territorio senese 7 euro, il che significa che, come dire, non è solo un fattore, come dire, esclusivamente culturale, ma che immette in moto una macchina economica che va tenuta attiva. Un'antologica utile ad intercettare nuovi target di turisti. Penso che il pubblico sia non solo appunto un pubblico di appassionati del fumetto, ma anche un pubblico più vasto, un pubblico anche molto giovane, che può quindi in questo modo avere la possibilità di entrare in un luogo così appunto importante, prestigioso, storico della nostra città e vedere una mostra con un linguaggio contemporaneo, ma non per questo che non riesce a dialogare con le bellezze del luogo.